il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Buongiorno signorine, il sole è alto e vi sta aspettando. Che mi avete dato, ma una me l'avete tolta, la scampanata mattutina. Quindi signori, il mattino ha e quindi lo festeggiamo così. I ragazzi hanno fatto buon viso a Cattivo Gioco e sembra con successo, ma le prove, quelle rimangono. Signorine, per favore, pronte per l'ispezione? No. Scusate un attimo. Che c'è un buco nella porta laggiù. Signorina Lazzari, che cos'è questa roba? Io ero qua dentro con le altre, stavamo parlando e arrivano i ragazzi e iniziano a lanciarle dappertutto. Ma hanno dato un calcio? No, hanno preso il tacchetto delle scarpe. Ma l'hanno lanciate, ma si sentiva. Sì, questo qua ce le lanciavano dall'altra parte e iniziavano a lanciarcelo proprio così. Non sono stata io, non voglio prendermi colpe. Ho visto che quando aprivo la porta erano tutti ammucchiati lì a fare casino. C'è un regolamento chiaro, sapete, che non dovete danneggiare tutto quello che riguarda il collegio. E questa cosa qui non va bene. Infatti dicevamo... Allora, signorina Lazzari, venga con me. È una cosa vergognosa. La sorvegliante non può di certo passare sopra l'accaduto. Scherziamo. Intanto i maschi, ignari recidivi, hanno ancora il dente avvelenato con le ragazze. Vi dicevo, regà, non le faccio niente troppo importanti, è che poi un attimo. Tac. Se continuiamo così a non cagarle, ti assicuro che torneranno in 30 secondi, fratello. Buongiorno, signora sorvegliante. Signor Preside, è successo un fatto molto grave. Una porta del dormitorio femminile è stata danneggiata, a mio avviso, molto, molto gravemente. La porta è quella che divide giusto la sua cameretta dal dormitorio più grande. Cosa è successo, signorina? Praticamente ieri c'erano i ragazzi nel nostro dormitorio. Noi, tre ragazze e Harry, eravamo a parlare in stanza mia. Normalmente stavamo parlando e iniziano a tirare le ciabatte, perché almeno noi non avevamo il tempo di aprire e vedere chi era stato. Bene, lei ha fatto una narrazione complessa, non ha detto neanche un nome. Cominciamo dai nomi delle persone nella stanza. C'era lei? Allora, nella stanza c'ero io. La relazione più lunga che hai avuto? 5 mesi. La Sofia, Luna Tota, Bazia. Baxia. Ricketts, Giada. Cognamillo. Bene, adesso. I nomi di coloro che lei ha visto fuori dalla porta. Tutti. Tutti cosa vuol dire? Tutti i ragazzi erano fuori dalla porta. Non mi ricordo principalmente chi. Avete rotto il c***o, possiamo parlare 5 minuti? Mi sembrano un po' tutti, perché erano davvero tutti ammucchiati. Sono stati ragazzi e si devono assumere le proprie responsabilità. Avrei sperato in un suo aiuto maggiore, insomma. Va bene, vada pure, signorina. Grazie. Grazie per l'ascolto. Arrivederci. Io sono sicura di aver visto Prince, sono sicura di aver visto Kanye, sono sicura di averli visti un po' tutti. La signorina Lazzari non è riuscita a fare un nome. Niente, speriamo vada tutto bene. Per me di sicuro.